fino a rilenti il lavoro. Stiamo sagomando quindi l'alveo? Sì. Sì. Sì, sì, sì. E dobbiamo fare la fogna della strada che è già... Piano piano. Però dobbiamo stare attenti, eh. Attenzione. Questo è già una porzione dove sono state create pali. Sì. Ci sono dei pali che sono profondi 12 e 15 metri. Con un diametro di 85. Che sezione ha il... L'alveo, l'alveo è variabile, e poi giù arriva che c'è la copertura, mi pare. Sì, c'è la copertura per consentire la strada. Sì. E lì quando rimane aperto? Questo è uno dei cantieri della struttura contro il dissesto idrogeologico. Abbiamo finanziato con oltre 20 milioni di euro su un progetto realizzato dal Comune di Messina. Uno dei torrenti che attraversa il centro abitato della città dello Stretto e che in passato è stato anche causa di esondazione, di alluvione, di gravi disagi per gli abitanti che si alternano lungo il torrente. I lavori tendono a mettere in salvo e a consolidare e a ridisegnare l'alveo, ad allargare alcune sezioni, ad allargare la sede stradale che cammina parallela al torrente. Dobbiamo mettere in tutela parecchie abitazioni che possono essere esposte a particolari pericoli. Un intervento serio che la città di Messina attendeva da decenni e che noi abbiamo avviato lo scorso anno e che contiamo entro il 2021 di poter portare a compimento.